Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orgel Stadium di Roma Nuzzi. Quest'oggi siamo qui per la conferenza prepartita di Cittadella Cesena, gara valida per la 13ª giornata del campionato Serie B KT 2024-2025. Con noi è presente mister Michele Mignani. Prego per le domande. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, dopo una settimana da incorniciare con 7 punti, 2 vittorie interne e un bel punto anche esterno, arriva una trasferta a Cittadella domani che sulla carta almeno ha tutte le caratteristiche giuste per poter dare una svolta anche all'andamento finora non brillantissimo per risultati esterni del Cesena. Ecco, il Cittadella ha segnato un gol soltanto sul suo campo, praticamente non ha mai vinto, ha sbancato però Palermo domenica. Che partita ti aspetti? Conosco troppo bene il Cittadella per credere a questi numeri che, ahimè, hanno poco valore. Cittadella è una squadra viva, sempre, in qualsiasi momento del campionato, in qualsiasi situazione di classifica, ma non lo dico io, lo dice la sua storia, lo dice quello che ha fatto negli ultimi anni e la qualità del lavoro che è stato fatto dalla società, dal direttore e dagli allenatori che si sono susseguiti. Quindi io penso che sia una delle partite, andare a giocare a Cittadella penso sia una delle partite più difficili del campionato e così me l'aspetto. Mi aspetto una partita con toni agonistici molto alti, con tanta intensità e magari non bellissima, però noi dobbiamo andare lì consapevoli e consci che quello che è stato fatto ieri non conta più, quello che è stato fatto ieri, se è stato fatto bene te lo porti in classifica, ma la classifica va sempre mossa e quindi io mi aspetto una prestazione tosta da parte dei miei e andiamo là per fare punti. Buongiorno mister, Donati Tutto Cesena. Spesso nelle scorse settimane abbiamo battuto sul dato dei gol subiti, mentre invece nell'ultima settimana i gol subiti sono 1 su 3 partite. Ecco, c'è il pericolo che la squadra cali un po' di attenzione dopo questi risultati? Ma i pericoli sono sempre dietro l'angolo, ma noi dobbiamo essere bravi a tenere alta la concentrazione, a tenere alta l'attenzione, ma noi inteso come noi tutti, e i giocatori devono sapere che ogni partita è un banco di prova nuovo, ogni partita dà la possibilità di fare dei punti, le partite non si possono mai rigiocare, quindi io se dovessi immaginare e pensare di avere un calo di attenzione a Cittadella sarei preoccupato. Il mio compito e il compito di tutti noi è quello di, ma anche dei ragazzi, di essere consapevoli che l'attenzione non si abbassa. Ecco, avete lavorato sulla settimana, dopo il turno infrasettimanale di quella precedente, ti chiedo un po' il punto, come sta la squadra, anche i calciatori, naturalmente di Curto lo sappiamo che è finalmente l'ultima partita indisponibile, il resto? Oggi sono tutti convocati a parte Curto, abbiamo avuto un problemino in settimana ma gestito con Chiarello che domani dovrebbe rientrare a disposizione e stamattina un fastidio per Van Hooijdonk, però andiamo via tutti e in linea di massima siamo tutti a disposizione. Sì, ti volevo proprio chiedere su Van Hooijdonk, che un po' mentre Tavsanen soprattutto nelle ultime partite ha sfruttato bene le occasioni, invece Van Hooijdonk appare un po' in difficoltà rispetto anche alle aspettative che c'erano, che secondo te che difficoltà sta incontrando e come si può portarlo, diciamo, a un livello più alto anche per avere un'alternativa ai gol di Spendi, insomma? Ma io, ragazzo, io l'ho visto sempre in crescita e l'ho visto comunque sul pezzo, quindi probabilmente per gli stranieri, anche se lui ha avuto un percorso a Bologna, probabilmente per gli stranieri o per alcuni stranieri ci vuole un pochino più di tempo per ambientarsi, però io l'unica cosa che posso dire in questo momento è che lui è un ragazzo molto volenteroso, che è chiaro che entrare a partita in corso magari è più difficile dimostrare che giocare dall'inizio, è anche chiaro che in questo momento Spendi è un giocatore imprescindibile per questa squadra, anche se poi io credo che alla lunga ci sia bisogno di tutti, quindi io
Noi come staff lavoriamo e lavoriamo per cercare di portarlo nelle condizioni migliori per affrontare la partita, sapendo che più possibilità uno di mettersi in mostra, più possibilità uno di fare minuti e più possibilità di farsi vedere. Come sta Carbò e se può giocare anche dall'inizio? Beh, settimana scorsa ho giocato dall'inizio, giusto? Sì, voglio, sta bene, sta, secondo me il problemino che aveva avuto l'ha lasciato alle spalle, per cui sta bene, poi magari nell'ultimo periodo, proprio in virtù di questa, della squalifica che ha avuto, in virtù del fastidio che ha avuto, magari non ha dato tanta continuità di prestazione, però sta bene, in questo momento sta bene. Ecco, ci hai spiegato che la formazione la scegli sempre domani rispetto a quando vieni qua, no? Quindi il giorno dopo. Però possiamo dire che ci sono pochissimi dubbi in questo senso, cioè vieni da una partita che ti ha dato tantissime certezze, da una settimana che ti ha dato comunque delle risposte. Sì, diciamo che la settimana scorsa vi avevo detto che avevo 4-5 dubbi, questa volta vi posso dire che ne ho 3 o 4. Sì, però è anche vero che io non sono uno di quelli che pensa che una squadra che vince non si tocca. Io penso che sia sempre giusto valutare il lavoro della settimana, valutare la condizione del momento e cercare di capire le caratteristiche degli avversari, che poi sono quello di cui voi tenete sempre meno conto, ma che noi affrontiamo per 95 minuti. E quindi le scelte si fanno sempre in funzione di quello. Però è chiaro che non è un turno infrasettimanale dove magari, come è successo a Salerno, c'era pochissimo tempo di recupero, in questo caso c'è stata una settimana di lavoro e quindi sotto certi aspetti è più semplice. Sono curioso per i 3-4 dubbi, sempre per abbondanza naturalmente. Certo. Bene, meglio così. Voglio chiedere a proposito di questo, Antonucci, Carbo, Tarzan, no? Che sono un po' i sì. Giocatori via, di cui abbiamo un po' parlato e che abbiamo visto alternarsi, se vogliamo. Ecco, cosa cambia, al di là delle caratteristiche, con loro in campo e in questo sistema di gioco che è leggermente modificato? Ma noi abbiamo... un modulo che utilizza una punta prevalentemente più alta, che è quella che è stata spesso Spendi o Van Hooijdonk, che poi due giocatori offensivi che sono quelli che poi dovrebbero farci giocare, dovrebbero farci darci quella qualità nei momenti in cui c'è bisogno, uscire dalla pressione degli avversari, farsi trovare, e questi sono Carbò, Antonucci, Tavzan e Berti, ecco. Quindi sono questi, poi è difficile metterli tutti quanti insieme perché poi la squadra ha bisogno di avere equilibrio, soprattutto anche in virtù, in funzione delle caratteristiche dei centrocampisti che hanno sempre giocato, e questo è il pensiero mio. Poi in base alla condizione di ognuno di loro, in base alla, dicevo, a un po' quello che chiamiamo la strategia di gara, si fanno delle scelte. Avete altre domande per mister Mignani? Grazie a tutti. Grazie.